Ciao Emiliano Pergolari, grazie Emiliano. Grazie. Firenze, Teatro Florida, materia prima, penultimo appuntamento, sì. Zoe Teatro, la tua compagnia, Memory Box, lo spettacolo, per adesso ho detto tutto bene, sì, una messa in scena molto particolare per questo spettacolo, sì, che sarà, non spoilero perché immagino abbia già avuto le sue repliche, sì, sarà sul palco. Si parte da Crap, io sono molto affezionato a Beckett e all'ultimo nastro di Crap, anche perché questo rapporto tra la memoria e la tecnologia si ripete anche adesso. Ai tempi di Crap c'era l'audiocassetta, comunque, sì, gli strumenti analogici, adesso c'è Instagram, le storie e Facebook che ti ricorda quando eravamo a cena fuori. Esatto, volevo un tuo pensiero su questo. Allora, il mio pensiero intanto, chiaramente il ricordo è qualcosa che ha strettamente a che fare con la nostra identità. Quindi c'è l'ossessione del ricordo in Beckett, c'è l'ossessione del ricordo anche in questa scatola del ricordo, in questo memory box. La differenza è che probabilmente nella contemporaneità la riflessione che abbiamo fatto noi e i dubbi che ci siamo posti è riguardo al ricordo e al voler rivivere anche alcuni sconfitti e fallimenti della nostra vita. Cioè la cosa che ci siamo chiesti è: siamo sicuri che Instagram, Facebook non rappresentino un ricordo falsato? Mi spiego ancora meglio. Non è che noi vogliamo cancellare il vero ricordo e quindi cancellare tutto ciò che nella nostra vita è stato contraddistinto come un fallimento, una sconfitta, e in qualche modo essere ossessionati invece dal voler mostrare una felicità, una realizzazione, e se ci pensi poi è proprio quello che è un social network comunque, no? Cioè, con tutti i filtri che ci abbelliscono. Esatto, anche, esatto, no? Assolutamente questo è il discorso. Benissimo, questo è un tema molto attuale, infatti sono molto curioso di vedere lo spettacolo. So che tu hai anche fatto un laboratorio, sì, con la scuola sì, ieri, esatto, e volevo chiederti appunto come si inserisce il laboratorio nel progetto, diciamo, dello spettacolo. Si inserisce correttamente perché noi siamo formatori a Foligno con Michele Bandini, stiamo portando avanti un percorso di formazione dal 2002 sul territorio umbro, ma lavoriamo un po' in tutta Italia. In particolare in questo momento siamo a Firenze, all'Istituto Da Vinci, abbiamo fatto due giorni di laboratorio con un istituto professionale. È stata un'esperienza forte, bella, proprio perché ci siamo ritrovati con delle persone assolutamente novizie rispetto al teatro, okay, e con loro abbiamo provato a sperimentare attraverso il laboratorio teatrale le improvvisazioni e tutti i mezzi, diciamo così, del laboratorio, proprio cosa significasse per loro il ricordo. Quindi, okay, questo facendo sia degli esercizi legati per esempio alla parola, all'utilizzo del corpo, ai gesti, e vedere come loro interagivano proprio nell'azione e alla memoria, quindi il corpo unito alla memoria, vedendo che poi, accorgendoci, come ti dicevo adesso, che poi le distrazioni in realtà erano tantissime, quindi è stato veramente un percorso in salita come immaginavamo, proprio perché anche in questo caso c'è veramente una difficoltà di concentrarsi, soprattutto una difficoltà nell'essere, proprio come dicevamo adesso, nel qui e ora, essere attenti a quello che succede nella quotidianità e nel momento specifico, per cui magari si è sempre proiettati altrove in una distrazione continua. Ok, io ti ringrazio Emiliano per questa chiacchierata, poi metto il link alla compagnia quando lo pubblico, okay, e niente, grazie ancora. Grazie, grazie a te. Ciao. Ciao ragazzi, ciao.